Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatan91 e finalmente nell'anno nuovo una recensione. Per un motivo o per l'altra non ero ancora riuscito a farle, ce n'è una che vorrei recuperare, vediamo se riesco. Comunque partiamo con l'ultimo film che ho visto al cinema proprio ieri rispetto a quando sto registrando il video, quindi l'altro ieri immagino in base rispetto a quando lo pubblicherò, ovvero l'ultimo film diretto da Clint Eastwood uscito in America a dicembre del 2019, da noi è arrivato con un mesetto di ritardo, e come leggete anche dal titolo, è Richard Jewell, film tratto da una, da ispirato a dei fatti realmente accaduti, nello specifico alla storia appunto di Richard Jewell, che era questa aspirante guardia di sicurezza che aveva questo grande desiderio di servire la legge, proteggere le persone, insomma fare da guardia a qualche posto, solo che era talmente zelante che spesso risultava fastidioso o strano alle altre persone, quindi veniva spesso cacciato via da vari lavori. Era riuscito a un certo punto a farsi assumere nel 96 per fare da guardia alle Olimpiadi estive di Atalanta, appunto di quell'anno, tra l'altro più che alle Olimpiadi stesse ai concerti che facevano da contorno alla manifestazione. Una sera si era accorto che c'era uno zaino sospetto che effettivamente conteneva tre bombe molto potenti e lui aveva così aiutato a sgomberare la zona, con il risultato che la bomba esplodendo aveva fatto un paio di morti, almeno un centinaio di feriti, però considerando, però se lui non l'avesse trovata il bilancio sarebbe stato molto molto più grave, perché era un ordigno molto potente, avrebbe fatto molte più vittime se Jewel non si fosse accorto istantaneamente di quella bomba. E cosa è successo? Per i primi giorni i media lo hanno osannato come eroe, poi però è saltato fuori che l'FBI stava indagando su di lui perché le sue stranezze lo identificavano come l'ideale profilo dell'assassino solitario, anche perché negli anni 90 questa cosa del tirare fuori i profili degli assassini stava prendendo piede, quindi insomma c'era un po' una sorta di frenesia, di voglia di sperimentare, di vedere se questa cosa funzionava davvero. E quindi Richard Jewell, che era appunto questo tizio estremamente rigido, solitario, sovrappeso, che viveva ancora con la madre nonostante avesse 33 anni, insomma molti dissero: non è che zitto zitto questo per la sua voglia d'attenzione ha messo lì la bomba e poi ha denunciato la cosa appunto per passare per eroe, visto anche che nel momento in cui la bomba è esplosa lui era in zona sicurezza. E quindi è partito tutto un caso mediatico che ha devastato la vita di questo povero uomo, che in realtà era innocente, lui non aveva effettivamente niente a che fare con l'attentato, aveva invece semplicemente aiutato a salvare delle vite. E dalla trama si può capire perché Clint Eastwood abbia voluto prendersi l'onere di dirigere questo film, questo attore barra regista che è salito alla ribalta nel 61 grazie a Per un pugno di dollari di Sergio Leone, ha fatto appunto una carriera nei western, venendo anche citato da Marty McFly nel testo di Ritorno al Futuro come esempio di eroe del cinema western, giustamente, omaggio meraviglioso, ma che si è anche dimostrato appunto un grande regista, dirigendo anche spesso se stesso. Per me i suoi film migliori fanno parte di quel sestetto che comprende Million Dollar Baby, Mystic River, i due film sui Iwo Jima, Changeling, quello che per me è il suo film migliore, Gran Torino. Questi per me sono i suoi sei capolavori veri e propri. Poi ha fatto anche un sacco di altri film bellissimi. Ultimamente la sua filmografia si concentra molto sul prendere figure realmente realmente esistite, che hanno tutto in comune quello di essere dei veri eroi americani, che incarnano proprio tutto quello spirito che gli ideali americani, abbracciati anche magari da repubblicani come Clint Eastwood, cioè quest'uomo, l'uomo comune che però riesce con la propria devozione verso gli Stati Uniti, col proprio buon cuore, a fare grandi cose, con l'amor di patria, per la legge e tutto quanto, però quella stessa istituzione che lui sta servendo così, in maniera così fervida e così coerente con gli ideali americani, poi in realtà gli si rivolta contro, e ciò che lo danneggia in qualche modo. Per dire, la storia di Richard Jewell non può non ricordare quella raccontata qualche anno fa nel film Sully, in cui si raccontava la vera storia di questo pilota d'aeroplani che era riuscito a far atterrare un aereo nel fiume Hudson, evitando così che i passeggeri morissero. Non c'era stato neanche un morto in quell'incidente, solo che anziché essere semplicemente acclamato come eroe, erano partite indagini per vedere se lui era in qualche modo coinvolto. La cosa, insomma, l'aveva un po'
sconvolto, oppure una cosa un po' opposta, ore 15-17 al tacco al treno, in cui vedi questi tre ragazzi ventenni che appunto riescono, cioè hanno avuto dei problemi nella loro vita, sono stati appunto non compresi in quel caso fin dalla tenera età, che poi però diventano eroi sventando un attacco terroristico ad un treno. Quindi insomma Eastwood ultimamente si sta concentrando appunto su questo tipo di storie, e Richard Jewell non può che essere di congeniale, e si vede tutto nella realizzazione del film. Eastwood dirige con il suo solito stile asciutto ma assolutamente preciso al millimetro, non c'è un'inquadratura fuori posto, funziona tutto perfettamente, montaggio, fotografia. Eastwood da questo punto di vista è un perfezionista, non è uno con cui è facilissimo lavorare, è uno che pretende tutto al millimetro, però il risultato finale si vede. Richard Jewell non è effettivamente un capolavoro, penso che non rimarrà nella memoria, sarà uno di quei casi in cui quando si fanno filmografie molto ampie come quelle di Eastwood finisce sempre che magari ci siano anche dei film validi che però si perdono nel marasma, schiacciati da altri o più meritevoli, o che comunque sono più riescono più a infilarsi nella memoria rispetto ad altri. Ma non è certo il primo caso Clint Eastwood, basti pensare, non lo so, a Hitchcock. Io ho in collezione ho i suoi film più famosi, ma anche film che nessuno si ricorda, e tralasciando quelli del primo periodo che non erano neanche granché perché Hitchcock si stava facendo le ossa, ci sono cose come ad esempio Il Sospetto, Prigionieri dell'Oceano, o insomma mi viene in mente Sabotaggio, film molto belli ma che effettivamente sono stati, diciamo, messi in ombra, anche La Congiura degli Innocenti per dire, messi in ombra da Psycho, Notorious, La Donna che visse due volte, Gli Uccelli, tutti i capolavori che purtroppo appunto hanno fatto sparire quei film altrettanto meritevoli ma meno conosciuti. Hitchcock ha fatto una cosa come 50 film, Eastwood sicuramente ha superato i 30, mi sa anche la quarantina qua, quindi insomma anche lui si avvicina a questa cosa. Richard Jewell mi sa che purtroppo sarà una di quelle vittime, anche perché ho visto che è stato abbastanza tra virgolette snobbato agli Oscar, hanno candidato solo Katie Bates, che interpreta la madre di Richard appunto, come miglior attrice non protagonista, anche se devo dire qui mi ha stupito molto in realtà la performance proprio dell'attore che interpreta Richard Jewell. Non siamo di fronte a un one man show come potrebbe essere un Joker, o citando un film, anche questo è ispirato a una storia realmente accaduta, è uscito in questo periodo, Amamet, che è praticamente un film tutto basato sul farti vedere ma quanto è bravo Favino a fare Craxi. Qui no, comunque lui è quello che spicca di più, però effettivamente tutti gli interpreti sono sicuramente bravi, però lui è stato veramente eccezionale. A parte il fatto che veramente, se guardate le foto del Richard Jewell originale, è praticamente identico. C'è un momento tra l'altro in cui Eastwood, ci sono dei momenti in cui Eastwood tira fuori immagini di repertorio dei veri notiziari dell'epoca, e c'è un momento in cui si vede il vero Richard Jewell ed è difficilissimo rendersene conto. Io lì, aspetta, ma è lui? Sono stato lì attento ed effettivamente è il vero Richard Jewell, non è l'attore. Però cavolo, la somiglianza è veramente incredibile, è quasi impossibile. Se li metti vicini sembrano gemelli, sembrerebbero gemelli. Sarebbe veramente, assurdo. Quindi appunto, oltre a essere molto adatto nel ruolo, è anche ingrassato un po' per interpretare Jewell. È anche bravissimo, soprattutto il modo in cui riesce a passare da calmo, quasi faccioccoso, a poi avere anche degli, non dico degli scatti di non aspettatevi una cosa, non lo so, alla Joker appunto, alla Kylo Ren, soprattutto in episodio 7 in cui spaccava le cose in una maniera allucinante, però insomma riesce a cambiare il registro emotivo in una maniera molto molto bella, molto convincente. Mi è piaciuta davvero tanto la sua interpretazione, anche qui poverino c'erano 5 posti liberi agli Oscar e tra Phoenix, Driver, Banderas e tutto è rimasto un po' in ombra. Un vero peccato che non abbia avuto un risalto quest'attore, che si sarebbe effettivamente meritato. Ma ripeto, non è che il resto del cast se la cavi male, anzi, anche a livello di interpretazioni, veramente non si può dire niente a nessuno. Tra l'altro l'ho visto in lingua originale e questo mi ha fatto apprezzare ancora di più la performance appunto di Jewell. E niente, quindi appunto anche su quello c'è ben poco da dire. È un film sicuramente fatto con tutti i crismi, dovendo trovare qualche difetto. Diciamo che allora cerca di essere molto asciutto e non scadere troppo nel malinconico, melassoso, iperpatriottico, ci riesce per quasi tutto il tempo tranne in alcuni momenti del finale, in cui questa cosa si nota soprattutto dalla colonna sonora, perché è abbastanza poco presente in effetti la colonna sonora in questo film, ma in alcuni punti nel finale
parte appunto la musica un po' malinconica, non è esagerata come in altri film ipermelassosi, però comunque si sente lì il momento in cui Eastwood, non dico punti alla lacrima facile perché non siamo a quei livelli lì, però un pochino si vede che punta un po' di più al batticuore rispetto agli altri momenti in cui comunque riesce a emozionarti, ripeto, grazie alla sua regia, anche al modo in cui descrive Joel, veramente qui sentiamo il peso di quello che Joel sta vivendo. Poi, nonostante sia appunto uno un po' rompiscatole, Eastwood lo dipinge in un modo che non riesci a non amarlo, cioè vorresti proprio entrare nello schermo e pizzicargli le guance fuori, ma ciao patatoso, perché veramente te lo dipinge come adorabile anche nelle sue stranezze, anche quando mostra alcune cose molto discutibili, tipo il fatto che a un certo punto si vede che lui in casa tiene un pochino troppo d'armi, che effettivamente fanno pensare un po' male, lì bisogna dirlo, però lo stesso comunque anche in quei momenti c'ha questa sorta di ingenuità, di fede cieca, quasi infantile e bambinesca nei confronti delle istituzioni americane, che è talmente appunto tenera nella sua veramente eccessiva ingenuità, e non riesce appunto a non guardare e dire: oh tesoro, mi dispiace, stai per avere un'inculata pazzesca. Ed effettivamente questo fa risaltare ancora di più il momento in cui i media e l'FBI si rivoltano contro. Lì veramente hai lo stomaco che si restringe, perché dici: ma poraccio, cioè non solo questo ha salvato delle vite, eppure veramente iper fedele a loro. Addirittura lui spiega le manovre che sta facendo l'FBI nelle indagini, perché lui studia queste cose, lui è appassionato, e quindi proprio ti dispiace un sacco. Comunque dicevo, tornando ai difetti, appunto, alla fine cede un po' questa malinconia, che non è un male di per sé, però ci sono film in cui appunto sono strutturati in maniera evidente per cedere alla malinconia, alla lacrima facile. Questo film per la maggior parte non lo è, e alla fine dici: perché? In realtà, in un paio di punti puoi anche dire che si sta concedendo di essere malinconico. In un altro paio si vede proprio che qui è Eastwood che ti vuole talmente innalzare Joel a livello emotivo, che ci mette sotto la musichetta per fartelo apprezzare ancora di più, perché la colonna sonora aiuta molto in queste cose, soprattutto in film di questo tipo. Non è un difetto terribile, però appunto l'ha fatto notare. L'altra cosa è che Eastwood descrive benissimo, a livello quasi maniacale, in senso positivo, Richard Jewell, la sua vita, descrive in maniera anche proprio chirurgica l'attentato. Adesso non so se abbiano fatto proprio quelle mosse durante l'avvenimento, però proprio il modo in cui gestisce suspense, movimenti dei personaggi e tutto quanto è perfetto, ripeto, al millimetro. Ma in un paio di cose relative ai personaggi secondari è un pochino affrettato, svogliato, non lo so, cioè tipo c'è un personaggio secondario che ha un suo bel peso, ma non ha secondo me una conclusione definitiva. C'è un momento in cui dici: ah ok, quindi l'arco narrativo finirà in questo modo, ma manca proprio il punto alla fine della frase, mettiamola così. Non, cioè, sarebbe bastato citare nelle didascalie, come spesso accade nei film di tragedia storia realmente accaduti, ci sono le didascalie finali che ti spiegano cosa è successo, dove sono i personaggi al giorno d'oggi. E appunto, cioè, qui potevi mettere una didascalia dedicata a quel personaggio che ci facesse capire cosa gli è successo. Io per saperlo mi sono dovuto un attimo documentare su internet, e c'è invece una cosa dedicata a un altro personaggio che è scritta, ma dici: ah, ma questa cosa qual è successa? Anche qui si vedono le avvisaglie che quella cosa sia accaduta, ma non la sviluppa bene, è talmente focalizzato su Jewel che i comprimari li tratta in una maniera appunto tralasciando alcune cose, o magari esagerandone altre, nel senso che veramente questo è un film in cui molto schierato, nel senso che proprio a momenti mi aspettavo che i personaggi andassero in giro con dei cappellini con su scritto buono, cioè da amare o da odiare, perché più o meno i personaggi sono gestiti in questo modo. Comunque, a livello di messa in scena filmica funziona benissimo. Tu effettivamente ami chi devi amare e odi chi devi odiare, te ne accorgi dopo a mente fredda, che dice: minchia, però poteva calcare un po' di meno su un paio di cose, però Eastwood lo fa talmente bene che gli vuoi dire, a livello appunto di realizzazione filmica è impeccabile. Quindi anche qui niente da dire, un film che appunto denuncia l'accanimento dei media, dell'FBI, come l'intestardirsi su certe cose ti porti a non vedere la verità. Potrei anche vederci una certa critica al cinismo, perché comunque questo qui ha salvato delle persone, e la prima cosa che tutti pensano è: ma non è che è stato lui a fare l'attentato? Idem un po' anche per Sully, no? Sully è un eroe, ha salvato tutte queste persone, e se fosse in parte colpa sua, cioè ormai non credi. Eastwood sembra un po' denunciare questo cinismo, questo non credere più agli eroi, come aveva ragione Green Goblin nel primo Spider-Man di Raimi. L'unica cosa che la gente ama di più di vedere un eroe è vedere l'eroe fallire, cadere, e in questo caso aggiungo,
scoprire che non è un eroe, patire teorie, complottare, fake news su no, in realtà questo tizio, quello là in realtà non era così a posto, vanno veramente per la maggiore. È vero che ci sono persone che si fingono buone, ma in realtà non lo sono, però per certi versi Eastwood sembra effettivamente denunciare questa eccessiva propensione a credere più nel male che nel bene delle persone, come se domani venisse fuori e io anni fa ho investito qualcuno e tutti ci credessero pur senza avere le prove. Non è successo ovviamente, però si potrebbe dire una cosa di questo tipo, no? Si è più propensi a credere che una persona in realtà sia segretamente stronza che in realtà sia semplicemente una persona buona o comunque con dei difetti, che qui ripeto vengono fatti vedere, ma comunque sì c'ha dei difetti, però adorabile, amatelo a prescindere. Mi ricorda poi questo senso Adam Driver in Storia di un matrimonio, con dove vengono fatte notare le sue imperfezioni, i suoi difetti, ma sia un pochino più indulgenti con lui che con Scarlett Johansson, ovvero il personaggio della moglie. Qui sia un po' più indulgente anche qui con alcuni personaggi che non con altri. Comunque dicevo, appunto, critica anche la possiamo vedere al cinismo degli Stati Uniti in particolare, che comunque attribuirlo al mondo intero, e quindi che dire, sono molto soddisfatto di questo film. Ripeto, non è un capolavoro, probabilmente non nella memoria resteranno altri film di Clint Eastwood, però se ne avete la possibilità dategli un'occhiata, magari ripeto il libro originale, che qui in effetti ti permette di apprezzare ancora di più la performance, soprattutto appunto dell'attore protagonista. E detto questo, il video finisce qui, o quantomeno finisce qui la parte priva di spoiler. Se fin qui vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, ci vediamo un prossimo video se non avete ancora visto il film, altrimenti per chi l'ha visto o se ne sbatte degli spoiler, 5, 4, 3, 2, 1... Spoiler! Ora, parlare di spoiler qui è un po' relativo, me ne rendo conto, perché è una vicenda realmente accaduta, quindi ti basta andare in giro a dire da cosa hai tratto Richard Jewell e ti leggi com'è andata, quindi tu vai a vedere il film già sapendo come andrà a finire. Io non conoscevo questa vicenda, sapevo appunto la cosa di partenza, ovvero lui che smette un attentato e poi ne viene accusato ingiustamente, ma non sapevo poi di preciso come la cosa sarebbe finita. Intuivo che a un certo punto sarebbe saltato fuori che lui era innocente, perché comunque la sua innocenza veniva data per assodata, anche quando appunto si parlava del film in maniera molto, appunto, semplicemente veniva presentata la sinossi del film, quindi effettivamente immaginavo che a un certo punto si fosse riabilitato, però chiaramente non sapevo se fosse stato riabilitato prima o dopo la sua morte, se era morto, eccetera eccetera. Quindi breve, cosa succede? Lui dopo 88 giorni di inferno non è più sotto indagine, perché non ci sono prove per incriminarlo in quanto non ha fatto nulla. Per anni comunque, però solo dopo anni viene beccato il vero attentatore che confessa, e quindi Richard Jewell è ufficialmente innocente. Purtroppo però la fama, la ritrovata gloria non se l'è potuta godere per troppi anni, perché nel 2007 è morto per arresto cardiaco e si ipotizza che non è stata l'unica causa, perché comunque ripeto era in sovrappeso, anche diabetico mi pare, e però comunque insomma lo stress di quei 3 mesi di certo non aveva aiutato il suo fisico, che già non era in forma perfetta, e infatti in un paio di punti si vede lui che respira fatica, sembra sul punto di avere un infarto. Infatti a un certo punto pensavo che sarebbe finito in ospedale appunto per un attacco cardiaco, cosa che effettivamente non è successa, ma appunto viene solo detto dalla sua morte con le scalie finali. E quindi niente, questa è la vicenda di Richard Jewell. Le cose di cui voglio parlare più che altro sono, allora, l'avvocato che difende Richard, interpretato da Sam Rockwell, si chiama nella vita vera Watson Bryant, che appunto lui aveva conosciuto quando lavorava per lui in degli altri uffici, Jewell lavorava per Bryant in altri uffici, e appunto lui ha preso la sua difesa. In realtà si è rivolto a più avvocati, non solo a lui come vediamo nel film, però capisco che Eastwood, per asciugare la cosa, ha detto lasciamo solo lui e facciamo prima. A livello drammaturgico ha assolutamente senso, la cosa assolutamente non mi disturba. L'unico problema è, si vede appunto che questa segretaria, e in un paio di punti ero lì che pensavo non è di zitti sti due, e infatti alla fine quando viene detto che Richard Jewell è stato scarcerato, i due effettivamente si baciano e quindi stanno davvero insieme. Il punto è che te lo fa un po' intuire, ma avrei voluto una scena in più in cui si capiva che i due si amavano, cioè non che non si capisca, ma un po' più che mi prendesse di più
a livello emotivo, cioè sono stato contento di vederli che si baciavano alla fine, però boh, secondo me una scenettina in più si poteva anche mettere, niente di esagerato, un minuto massimo due, però boh, secondo me si poteva fare, però vabbè, questa è una fissa mia, che peraltro alla fine viene detto, no, sono sposati, hanno un paio di bambini a cui Bobby, la madre di Richard, fa tuttora da babysitter, questo classico tocco finale di umanità, se ci pensate bene, in questi film, soprattutto americani, c'è sempre l'ultima didascalia che parla del lato più umano, non solo miseramente dire che cosa è successo, ma qualcosa che ti prende al cuore. Spesso e volentieri magari si dice tizio e tizio, altro tizio, sono tuttora o ottimi amici o lo sono rimasti per il resto della vita, o i due innamorati sono stati insieme fino alla morte, cose di questo tipo. In questo caso, cosa che comunque è vera, Bryant è rimasto in contatto con la madre di June, che è una cosa vera, comunque ci stava che la dicessero. È un ottimo tocco per chiudere. La vera critica che si può fare, più che al film in sé, perché a livello di resa del film funziona, ma diciamo insomma un po' biasimevole a livello di produzione, di intenzioni, è questo. Mi sono informato un attimo e Eastwood, per rappresentare al meglio Jewel, si è consultato con la madre, si è consultato appunto con il vero Brent, Bryant, perché appunto voleva che questi personaggi fossero il più fedeli possibili, e lo stesso Richard fosse il più simile possibile a com'era nella realtà. Però non ha fatto la stessa cosa con la parte avversa, ovvero con la giornalista interpretata da Olivia Wilde, Katie Scruggs, che è stata la prima a diffondere la notizia che l'FBI stava indagando su Richard, scatenando così la bufera mediatica che lo ha travolto. E sostanzialmente, cosa è successo? Che il fratello, della donna ha detto: oh, perché non. Cioè, si è lamentato più che altro con l'attrice Olivia Wilde, dicendo: ma perché non mi ha contattato? Però in generale, se Eastwood ha voluto rivolgersi alla famiglia e agli amici di Jewel affinché questa cosa, cioè affinché venisse rappresentato bene, il non essersi rivolto a qualcuno che conosceva la Scruggs è palesemente fazioso, perché se avesse venuto a conoscenza di un qualsiasi dettaglio che l'avesse resa un minimo più umana, per cui empatizzare, ci saremmo divisi tra lei e Jewel a livello di empatia, invece noi dobbiamo empatizzare solo per Jewel. Qui l'essere così schierato del film, ripeto, funziona all'interno del film stesso, finché vuole essere schierato e ci riesce, però appunto quando poi ti informi dici: ma come? Sei tutto preciso preciso per una parte, ma per l'altra non lo sei, non si fa, non si fa. E tra l'altro, parlando un po' delle polemiche che hanno circondato il ruolo, alcuni hanno detto che era sessista far vedere lei che sfrutta il fatto di essere una donna bellissima per farsi dare notizie. C'è questo tizio dell'FBI che le spiffera che stanno indagando su Jewel, perché lei insomma va lì e promette di fare snu snu, azione che fanno il programma coglieranno. Allora, sessismo mi pare eccessivo, perché comunque anche nella vita vera, dico tutte le donne, però ci sono donne che fanno questa cosa, è un dato di fatto, lo fanno anche gli uomini. Diciamo che è più probabile che lo facciano le donne, perché noi uomini ci caschiamo più facilmente, perché ragioniamo col pipero, però insomma, diciamocelo, magari anche se fosse vero quello che ho appena detto, da entrambe le parti questa cosa succede. In questo caso, il personaggio era femminile, non è che potevi fare più di tanto, quindi assolutamente non ci vedo, non ci vedo sessismo. Capisco invece, capisco però le lamentele di chi dice: no, era aggressiva, anche un po' arrogante, sempre a caccia di notizie, eccetera, eccetera. Questo è vero, però non è vero che sfruttava il suo corpo in questo modo. Non è giusto, è stato fatto apposta per farla apparire ancora più meschina di quanto non fosse. Qui effettivamente emblematica la frase subito dopo l'attentato: fa che l'attentatore sia un tipo interessante e non banale, perché appunto lei vuole fare questa notizia, vuole avere lo scoop, e quindi appunto lei passa proprio come quella antipaticissima. E giustamente i familiari hanno detto: mostrare un lato un minimo umano di lei è nemmeno stronzo? No, effettivamente no, ripeto, perché il film è schierato. E la cosa si nota soprattutto alla fine, perché a un certo punto lei si rende conto di aver sbagliato a far partire la bufera mediatica, lo va anche a dire al suo appunto l'amante dell'FBI, e lui dice: no, 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 è colpevole, se non ha potuto, se non ha avvertito lui la polizia c'era un complice, insomma, ma è proprio, c'è la testa ficcata sul fatto che lui sia colpevole, il tizio. E lei comunque è lì triste perché si rende conto di aver sbagliato, e quando a un certo punto vediamo la madre di Jewel, rivolgersi al presidente stesso, alle autorità più grandi, più alte d'America, e dire:
Presidente, lei ha il potere di far cessare questa cosa, la prego, aiuti mio figlio. Lei è lì che sta guardando disperata perché si rende conto che la disperazione di quella madre è colpa sua. E ok, il punto è che dici, sì, e poi cosa è successo? Di solito in questi casi non si aspetta, boh, fai vedere, fai una scena in cui lei va da giù e le si scusa, lei che cerca di essere una giornalista migliore. Mi sono andato a informare e la realtà è più tragica di quanto si possa immaginare. Purtroppo la donna nel 2001 è morta per un'overdose di morfina, perché comunque è morta di overdose, perché non si era più ripresa da quello che aveva fatto, dal rendersi conto di aver rovinato la vita di un uomo, e quindi giù di droghe, e appunto è finita per morire di overdose. Perché togli? Perché non farlo vedere, o anche solo, ecco, farlo vedere, in effetti non so bene in che punto metterlo, sarebbe sembrato un po' stonato, metti la didascalia finale. Katie Scruggs è morta nel 2001 per overdose. Che non l'ha messa, ovviamente, perché se avesse detto questa ci è rimasta talmente male che alla fine si è strafatta fino a morire, noi saremmo stati comunque un po' tristi per lei, avremmo detto ah poverina, si era pentita, è un personaggio tragico, quasi più tragico di Joel, che almeno Joel è morto riabilitato, e invece appunto è morta in preda ai sensi di colpa. Però Eastwood appunto non voleva che noi empatizzassimo per lei, e quindi sì, questa cosa togliamola, sì, facciamo vedere che lei è pentita, non so, mettere che lei è morta di overdose per il rimorso, ma no, non è importante, non fregherà niente a nessuno. È fregato effettivamente, quindi che dire, ripeto, per quello che voleva essere il film funziona, il film voleva rappresentare in maniera negativa i giornalisti sciacalli senza margine di empatia, ed effettivamente c'è riuscito. Però ripeto, se guardi alla condotta che è stata fatta per questo film, per realizzare questo film, la disparità di trattamento tra Jewel e la giornalista si sente. Certo, voi direte, beh, anche Jewel è stato trattato in maniera non paritaria, una sorta di rivalsa quasi. Ok, però allora a questo punto non sei migliore delle persone che stai criticando. Ma fatemi sapere voi, ditemi se sono stato troppo moralista o se invece secondo voi ho ragione. Detto questo, il video finisce ufficialmente qui, grazie per avermi seguito anche questa parte spoiler a chi è rimasto. Ripeto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e ci vedremo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!